Marco Pasqualin, pronto per condurre i propri compagni a una nuova vittoria casalinga contro la Bretto Padova. Naturalmente non sarà facile, basta vedere che gli avversari sono solo 2 punti dietro. Sì, sicuramente è una partita estremamente difficile. Giochiamo contro Padova che, pur venendo da 3 sconfitte consecutive, verrà affamata di risultati qua a Crema. Hanno vinto le prime tre, nonostante una pesante assenza in cabina di regia, e dopo queste 3 sconfitte sicuramente saranno vogliosi di riscattare le ultime 3 prestazioni, sicuramente non all'altezza. Un dirimpettaio prestigioso come Stoichkov, quello che ti troverai di fronte domenica. Sì, penso giochi e penso anche faccia l'esordio nel campionato perché a Bergamo ha giocato soltanto 3 minuti. Al di là di Stoico, sono una squadra molto quadrata che ha anche sistemato i loro problemi che avevano l'anno scorso nel pacchetto dei lunghi, prendendo Nobile, e quindi hanno sia un pacchetto esterno che un pacchetto lunghi notevole per la categoria. Proprio Nobile, il tuo ex compagno l'anno scorso a Vicenza, avrà una gran voglia di ben figurare, visto che domenica per un attacco influenzale non ha potuto giocare. Sì, penso anch'io. È un grande amico con cui mi sono allenato tutto l'anno, l'anno scorso, e con cui ho condiviso molte vittorie e risultati super come quelli avvenuti a Vicenza l'anno scorso. Verrà sicuramente qua affamato e voglioso, insomma, di riprendere a fare la voce grossa sotto i tabelloni. Sarà compito dei nostri lunghi limitarlo al meglio. Il reparto che potrebbe decidere l'incontro. Penso proprio sotto canestro, però come detto anche gli esterni sono in grado di fare canestro, Salvato, Schiavon, quindi penso Canelo, quindi penso sia una partita, dovremmo fare una partita attenta sia sotto canestro che sul perimetro. Se dovessi convincere un tifoso a venire al Palacremonesi domenica, cosa gli diresti? Beh, sicuramente dopo 3 vittorie consecutive e 5 vittorie nelle ultime 6 partite, penso che un tifoso debba venire al palazzetto. Siamo una squadra che diverte, magari non bellissima ancora da vedere in attacco, però che dà tutto nella metà campo difensiva e che trascina il pubblico in campo e vuole che il pubblico sia il nostro sesto uomo.